bambini e bentornati sul canale. Oggi realizzeremo la scuola dei mostri di School of Roars e per farlo utilizzeremo uno dei playset a nostra disposizione. Abbiamo anche tantissimi adesivi per personalizzarla. Guardate qui bambini, ci sono anche tutti i protagonisti. C'è anche la maestra Stana Capricci. Ma allora iniziamo subito ad attaccarli sul nostro playset. Iniziamo ad attaccare l'adesivo della maestra Stana Capricci. Guardate com'è bello, sta suonando la chitarra e io lo metterei proprio qui in fondo. Così è perfetto. Poi abbiamo l'adesivo di Burlagiù, anche lui lo attaccherei qui a fianco alla maestra. Che dite bambini, così può andare? Io dico di sì. E a fianco ci andrei a mettere l'adesivo di Minilù. Guardate bambini, qui in alto sta davvero benissimo. Ecco qui. Wow, sembra che Yami abbia preparato un delizioso pranzetto per tutti i suoi compagni. Allora lo andremo a posizionare qui da un lato. Proprio così. Beh, vedo che Wingy si è dedicata alla musica e sta suonando un bellissimo violino. Io lo metterei proprio a fianco alla maestra Stana Capricci. Oh sì bambini, qui sotto ci sta davvero benissimo. Ecco qui, così può suonare insieme alla sua maestra. Mipa sembra un pochino addormentata, dove la possiamo mettere? Io proverei a metterla qui a fianco a Burlagiù e Minilù. Ecco qui. Nella scuola di mostri si impara davvero di tutto, quindi metterei anche queste due piccole pozioni. Chissà che cosa contengono. Ne mettiamo una qui e l'altra qui in fondo. Sul pavimento andrei a mettere qualche macchia di vernice, così da rallegrare un po' i colori della scuola. Ecco qui. Ovviamente non può mancare un verme sul pavimento e una coccinella. Per ora l'abbiamo personalizzata con tutti gli adesivi, così è molto più colorata e divertente. Ora non ci resta che decorare l'esterno della scuola. Allora vediamo, questo adesivo con tutti i personaggi lo andrei a mettere proprio qui, sull'ingresso della scuola. Però io dico che è un po' troppo grigia, quindi la possiamo decorare con tantissimi altri adesivi. Ad esempio possiamo mettere questo pipistrello col cerotto, io lo metterei qui. Abbiamo anche tutte queste stelline verdi, mettiamole un po' sparse. Poi c'è un fantasmino che possiamo mettere qui in alto, un altro pipistrello, anche questo qui in alto, e due piccole farfalline, una qui e l'altra qui. Ok bambini, che ne dite? È abbastanza colorata adesso? Ora però dobbiamo continuare all'interno della classe. Beh, ovviamente dobbiamo fare dei banchi. Allora prendiamo un pezzetto di pasta marrone e gli diamo una forma ovale. Questo sarà il banco di scuola. Ora però mancano le gambe, quindi prendiamo un salsicciotto marrone e lo allunghiamo un pochino. Dopodiché tagliamo 4 pezzettini per fare le gambe del tavolo. Quindi 1, 2, 3 e 4. Allora le attacchiamo qui sopra per facilitarci il lavoro, dopodiché gireremo il tavolo. Ecco qui, il banco di scuola è pronto. Ora però vorrei fare dei libri da metterci sopra. Allora prendiamo un pezzettino di pasta bianca e gli diamo una forma rettangolare. Ora dobbiamo fare la nostra copertina colorata, quindi prendiamo un po' di pasta rosa e tagliamo una striscia di pasta da avvolgere su quella bianca. Ecco qui, ora non ci resta che avvolgere il nostro libro, proprio in questo modo. Ovviamente se c'è qualche eccesso lo dobbiamo tagliare via. Ed ecco qui bambini, il nostro libro è pronto. Ne ho preparato anche un altro arancione. Questi li posizioneremo proprio sul nostro banco. Ecco qui. 1 e 2. Ora dobbiamo fare delle matite colorate e un bel foglio per disegnare. Beh, il foglio è davvero semplicissimo da fare, ci basterà ritagliare un rettangolo bianco. Ecco qui il nostro foglio da disegno, dopo lo posizioneremo sul banco, ma prima realizziamo le matite colorate. Per fare le matite colorate facciamo dei piccoli salamini di pasta e poi li andremo a tagliare per realizzare proprio le matite. Ecco qui, ora dobbiamo posizionare le matite e il foglio sul nostro banco.
Allora, vediamo un po' come metterli. Io metterei qui il foglio e le matite sparse sul tavolo. Oh, ecco fatto! Ora sì che è un vero banco di scuola. Mettiamo il banco qui al centro della nostra classe. Oh, che bello! Avete visto, bambini? E adesso non ci resta che giocare con i nostri amici mostri di School of Roar. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel mi piace e se non lo avete ancora fatto, cliccate qui per iscrivervi al canale. Mentre se volete vedere tantissimi altri video, cliccate qui e noi ci vediamo prestissimo. Ciao bambini!